Beh, siete una band giovanissima, una band giovanissima che tra l'altro, insomma, si è messa insieme nel 2013, quindi si è formata nel 2013 e allora avevate una cantante giovanissima di soli ben 10 anni. Ma una band questa che prima di tutto mi viene detto essere una band fatta di amici. Amici che si sono conosciuti all'interno dell'oratorio. Ci racconti un po' la vostra storia, Luca? Beh, allora, io che sono il chitarrista mi sono conosciuto con Luca che è il bassista da ben prima del 2013. Tanti vorrebbero farlo, conosciuti ma non all'asilo. Sento, no? E voi forse avevate della vostra età che ve lo permetteva. Ha fatto sì che proprio questa crescita in oratorio potesse darvi il via a partecipare anche ad un concorso che era stato indetto da Davide Van der Sfros, che tra l'altro, dobbiamo dirlo, ha un genere musicale molto diverso dal vostro. Beh sì, però allora devo dire che ci è sempre piaciuto il genere di Van der Sfros, che è un rock che non è rock, è una cosa assurda perché è un folk italiano strettamente lombardo, sì. Però è un rock, quando vai ai concerti salti, fai i pochi come un concerto di Metallica, e lui... avendo un sempre po' avuto il percorso a cuore della vostra vita. Tra l'altro Van der Sfros gli è stato chiesto, no, poi come era stata scelta, diciamo così, la band che avrebbe aperto il suo concerto, e lui ha detto: ho cercato di essere aperto al massimo, non mi sono lasciato influenzare dai generi, più che la bravura in senso tecnico ho considerato lo spirito con il quale si sono impegnati. Ho scelto quei gruppi che secondo me sono i più rappresentativi del mondo giovanile di oggi, i più credibili, i più freschi, quelli pop con testi originali di tipo cantautore. Da lì è nata, proprio decido io per me, che è il brano che abbiamo portato a San Siro. Il brano che avete portato a San Siro. Tra l'altro, insomma, la prossima settimana avrò ospite da Van der Sfros e quindi gli chiederò di questi VAT, insomma, se si ricorda ancora tutto quello che è successo all'interno, insomma, di quella che è stata la sua scelta. Ascolta Luca, tra l'altro, insomma, la provocazione poi alle volte non è vista sempre benissimo, no? Però voi l'avete reinterpretata a modo vostro all'interno dei vostri brani. Questo iniziare a, diciamo così, a solcare grandi palchi, come quello, come dicevi tu giustamente, di San Siro, che forse è uno dei palchi più importanti, vi ha portato poi a partecipare anche a dei concorsi, e qui si arriva al festival di Castrocaro. Beh, è stato forse la cosa più emozionante in un percorso per noi. Abbiamo deciso l'anno scorso, nel 2020, durante l'inizio della pandemia, dato che non c'erano possibilità di suonare, di iscriverci al festival, che era una delle uniche opportunità per poter tornare a suonare su un palco. Una cosa positiva nella negatività, c'è sempre un modo di uscire dai problemi. Senti Luca, allora io direi che iniziamo a fermarci, facciamo la prima pausa, andiamo ad ascoltarci Fiori da Hiroshima, poi torniamo insieme qui a raccontare ancora altri progetti dei VAT. Perfetto. Ogni situazione, soprattutto nella nostra. Ecco, e Boomerang invece è il brano che vi ha permesso di partecipare alle selezioni di Sanremo Giovani. Quando è stato scritto questo brano? E Boomerang l'abbiamo scritta molto tempo fa, si parla di più di 2 anni fa, poi abbiamo deciso continuamente di modificarla, fino a che non si è presentata la possibilità, grazie a Castrocaro, di fare le selezioni per Sanremo Giovani. Allora abbiamo deciso di modificarlo ulteriormente per portarla al nostro essere di quel momento, e ce l'abbiamo fatta. Poi le selezioni non sono andate molto bene, ma quello è un altro discorso. Vabbè, l'importante è partecipare, si dice, no? Anche perché poi si imparano tante cose alla fine lanciandosi e partecipando. Di Boomerang mi ha colpito il testo. Ciao, come va? Tutto bene? Lo so, sono stata un po' latitante in questi giorni, in queste settimane, ma ahimè sono in quarantena, ma l'ho quasi finita. Forse tra positivi e negativi, insomma più e meno, arriviamo a chiudere anche questa quarantena. È stata lunghissima ed è stata pesantissima, per fortuna adesso stiamo tutti bene. Per cui che dire, niente, sono dovuta rimanere un pochettino a casa e non abbiamo più potuto avere i nostri appuntamenti del martedì mattina con la musica, ma il dietro alle quinte è anche questo. Io continuo a fare lo smart working da casa, quindi a trasmettere, e in questo caso potete vedere anche una delle preview che ci sarà domani, una intervista
un'intervista del Vivo Live con un gruppo di giovani ragazzi milanesi molto bravi che vi invito a seguire naturalmente su TRS Radio alle ore 14, quindi di sabato domani 5 giugno, mi raccomando. Nel frattempo che dire, per martedì non lo so, penso che ancora sarò a casa perché dovrebbe terminare la mia quarantena, ma voi intanto continuate a tenervi in allenamento, magari mandandomi delle informazioni sui brani che volete ascoltare a imhlib1@libero.it e poi naturalmente posterò e ci connetteremo per sapere quando potremo trovarci con la musica e non solo. Nel frattempo penso a quale altra cosa posso raccontarvi, così come è stata anche la chiusa circolare di Agde, per farvi viaggiare un pochettino in attesa di queste vacanze e poi tutti saremo liberi di raccontarci un po' di diciamo così posti magici. Ti aspetto quando, prossimamente sì, ma domani con il Vivo Live alle ore 14. Ciao!